Buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci al nostro 23° appuntamento con Antonio Scialdone, sindaco. Nella giornata di ieri, sabato, si è tenuto un ulteriore consiglio comunale, 12 punti all'ordine del giorno. Oltre alla modifica, all'integrazione di alcuni regolamenti comunali per adeguarli alla nuova normativa vigente e a due variazioni di bilancio che erano state approvate in via d'urgenza dalla giunta comunale e quindi sono state ratificate in consiglio, è stato approvato un atto all'unanimità del consiglio comunale che conferisce la cittadinanza onoraria al 17° reggimento addestramento volontari Acqui di Capua. Questa è l'atto, la proposta di delibera che è stata approvata in consiglio comunale. Questa è una cosa molto, ma molto importante, conferire a questo reggimento che ha una storia che parte dalla metà del 1800 per l'impegno militare in vari momenti. È il 17° reggimento Auli che sta sul nostro territorio, sta a Capua, ha avuto il conferimento di una serie di medaglie d'oro, medaglie d'argento, forme militari, medaglie di bronzo e quant'altro. La città di Vitulazio gli conferisce la cittadinanza onoraria. E questo conferimento, a seguito dell'approvazione di questa proposta di delibera, avverrà nel corso del giuramento solenne che si terrà a Capua nel mese di dicembre. Non è stata ancora decisa la data, ma questa è una cosa veramente importante per Vitulazio e credo che Vitulazio ne debba essere onorata. Stiamo lavorando, come vedete, ancora per migliorare le condizioni del territorio. Sono state asfaltate le strade via 54 Martiri e via Petrarca, così come preannunciato. Nei prossimi giorni, al di là delle condizioni meteoriche avverse, si procederà alla sistemazione della segnaletica, sia orizzontale che verticale, e quindi procediamo con questo lavoro. Sono nelle battute finali i lavori delle fogne, rispetto ai quali poi prevederemo l'asfalto di tutta un'altra serie di strade, oltre a quelle previste nel progetto Fogna, e questo metterà in condizione il paese di essere maggiormente decoroso e funzionale. Abbiamo chiuso i lavori della strada di collegamento tra Via Iardino e Via Luciacchio, che come sapete non sarà aperta, e quindi andiamo avanti su questo argomento. Vorrei solo per l'ultima volta chiarire la questione dell'indennità di cariche. Al di là di chi vuole ancora mistificare, ma purtroppo se hanno questa idea di fare politica, va bene così, poi ognuno ne trae le conseguenze, le somme di una scelta o di un'impostazione politica, sono dovute per legge, sono fissate in una tabella, gli amministratori gli competono in tutta Italia, a tutti i sindaci d'Italia, a tutti i comuni d'Italia. Poi noi ci stiamo lavorando per Vitulazio, abbiamo fatto delle scelte e voglio chiarire una cosa. Io prendo l'indennità perché mi sono messo in aspettativa senza stipendio da lavoro. Ho fatto una scelta di vita. O ti dedichi a una cosa e lo fai con impegno quotidiano dalla mattina alla sera, oppure una cosa non la fai. Non si possono servire due padroni, non si possono tenere due piedi in una scarpa. Io ho fatto una scelta di dedicarmi alla mia comunità, che in questo momento storico ritengo, ed è una mia valutazione, ma una valutazione oggettiva, per i quali poi gli elettori, i cittadini di Vitulazio, 5 mesi fa si sono espressi in maniera chiara, c'è bisogno di lavorare per riportarla in condizioni importanti. Sempre nel Consiglio Comunale abbiamo approvato, tra l'altro, l'istituzione della biblioteca nella sala consigliare. Noi teniamo una delle sale consigliari, purtroppo devo dire, le più brutte d'Italia, forse della regione Campania e sicuramente della provincia di Caserta, e io giro sui comuni e queste cose ho modo di vederle. Stiamo avviando un progetto di ristrutturazione della sala consigliare. Vi vorrei comunicare, vi voglio comunicare che sono partiti, stanno per partire i lavori anche per la sistemazione della mensa, dei locali mensa, per cui se tutto dovesse andare bene entro fine anno, a partire da dopo le vacanze natalizie e quindi la riapertura della scuola, ci sarà il centro di cottura interni, passeranno da. Ci scusiamo per qualche disagio come amministrazione che si sta avendo in questo periodo. Siamo continuamente in contatto con la ditta che gestisce
la mensa per evitare che si possano creare delle situazioni non piacevoli. Andiamo avanti con l'impegno, lo facciamo per Vitulazio, lo facciamo per i vitulatini, ripeto, lo facciamo in maniera seria, quotidiana, costante, perché Vitulazio possa ritornare ad essere uno dei migliori comuni della provincia di Caserta. Con questo vi saluto e arrivederci a domenica prossima.